Allora, Garbatella a modo mio, ti racconto adesso, davanti alla casa di Dio, la storia, mia cara, di questo murales, perché tutto ha una storia. Intanto prendiamo la piazza oggi, che è una giornata particolare. C'era una volta un muro rovinato e siccome uno dei muralisti romani, tramite un'amica, avevo conosciuto, e siccome so una che subito mi fido, Salvatore mi chiese se conoscevo libere facciate di chiese. Trovai subito adatta quella di via delle sette chiese, perché mancavano 4 anni al giubileo del 2000. E tante, molte, troppe cose bollivano nel comune di Pila. Siccome poi mi fido e non mi fido, lo portai a parlare subito con padre Guido, che ci disse: a Sant'Onofrio andate, miei cari, dandoci subito suggerimenti preziosi e cari. Così i rotariani arrivarono a Garbatella, grazie a Russo, uno dei muralisti romani. Lui mi aveva detto che poi avrebbe all'opera partecipato tutto il gruppo dei muralisti, ma questo non era vero e lui si ritrovò da solo davanti al muro, con i padri Milani e Armando, il murale dipingendo. Il resto ve lo racconto con le foto in futuro. Ve farò vedere i disegni prima fatti sul muro. Acqua, acqua, fuoco, fuoco, acqua in bocca, la Garbatella dell'Amarro. In favola e filastrocca. Guarda adesso un po' più da vicino quello che disegnò il mio caro amico Pittorino.